La città festeggia una nuova centenaria. Concetta Albini ha spento ieri 100 candeline. La nonnina gelese, nata il 30 agosto 1924, ha potuto raggiungere il prestigioso traguardo in discreta salute. Grazie a tutti di cuore che mi avete dato questo grande onore di essere vicino a me. Grazie, grazie, grazie. Oggi vicino a lei non soltanto la famiglia ma anche i fratelli di comunità. E certo, anche la famiglia, i fratelli della comunità e la famiglia della loro famiglia. Ringrazio il Signore che mi ha dato 18 nipoti e 24 pronipoti e 7 figli che hanno avuto la fortuna di essere tutti in buona unione e in buoni rapporti. Una donna umile e di fede, Concetta, che ha sempre dimostrato l'attaccamento alla parrocchia anche attraverso il cammino intrapreso nella realtà catecumenale della chiesa San Domenico Savio. È bello arrivare a 100 anni con la gioia dei figli, della comunità, anche con una lucidità mentale che avete visto dall'intervista e la signora Concetta tiene, è bellissimo, quindi siamo uniti a lei, ai suoi familiari e ringraziamo con lei il Signore. In occasione della grande festa, iniziata con una celebrazione di ringraziamento presieduta dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, tutto il quartiere si è riunito per celebrare il traguardo di Nonna Concetta, da sempre membro attivo del quartiere, grazie anche alla storica merceria Lombardo. Alla celebrazione tenuta nella parrocchia salesiana della città ha partecipato anche l'assessore Giuseppe Favitta, che ha portato gli auguri dell'amministrazione. Questa amministrazione attende a tutte le fasce sociali e anche nei momenti di gioia e di festa come questi traguardi importanti vuole essere presente. Una grande famiglia, quella di Concetta, rimasta vedova a poco più di 50 anni, che è cresciuta nel tempo e che oggi conta 8 figli, di cui 2 morti prematuramente, e una figlia che ha scelto la vita consacrata. 18 nipoti, 24 pronipoti ed un propronipote. Tanti i membri della famiglia lontana che hanno preso un aereo per partecipare alla festa di Nonna Concetta. È stato un momento particolare voler riunire tutti quanti, c'è gente, nipoti, fratelli e sorelle che sono venuti da Roma, da Bergamo, da Milano, che sono voluti venire per onorare la mamma, la nonna, la zia, quello che gli viene come rapporto per questa veneranda età di 100 anni. Non è facile arrivarci, ma non è nemmeno bravura nostra, è volontà di Dio che l'ha permesso di arrivare a questa età. E questo dimostra anche come non sono le fatiche, le cose che distruggono la persona o la donna. Mia madre ha avuto 8 figli e con tutti e 8 figli, con tutto ha lavorato, è arrivata a questa età. È un onore per noi perché abbiamo 100 anni di amore e dolcezza. Da mia nonna, chi la conosce può dire solo questo: dolcezza e sapienza.